Doveva essere il crocevia della stagione, invece al Tardini la Lazio non ha mai tirato in porta. Doveva essere il definitivo addio agli errori di concentrazione, invece il Parma ha chiuso la partita nei primi 12 minuti di gara. È uscita ridimensionata dal campo per l'ennesima volta la Lazio di Reja che, come il più sadico dei medici, sta tenendo in vita la lotta per il terzo posto con prestazioni al limite dell'orrore. Il 3-1 finale per i Ducali è una bocciatura totale per i biancocelesti a partire dal proprio allenatore. In un momento così delicato e difficile, una squadra come la Lazio non può rinunciare ai due giocatori che insieme hanno realizzato la metà dei gol dell'intera squadra. Parliamo ovviamente di Klose, out per cause di forza maggiore, ed Hernanes, entrato negli ultimi 20 minuti, a disastro già avvenuto. Non è quindi esente da colpe Reja, considerando anche gli altri cambi più che discutibili, così come torna ad essere sotto accusa l'atteggiamento degli 11 biancocelesti, soprattutto per quel che riguarda il pacchetto difensivo. Sa di metafora beffarda, quindi, il blackout dei 5 minuti andato in scena al Tardini. Come se non bastasse, poi è arrivato anche il quarto infortunio stagionale per André Diaz, malanno che va ad inquadrarsi in una situazione atletico-sanitaria che a fine stagione andrà rivista. La quarta sconfitta consecutiva in trasferta, la terza complessiva dopo il derby, fa da amaro preludio al big match di sabato prossimo contro il Napoli, in una partita che veramente varrà una finale. La Lazio vista a Parma però sembra non avere benzina nelle gambe e energie mentali adatte per scontrarsi con gli uomini di Mazzarri e ancora una volta i biancocelesti dovranno fare appello al cuore che in più di un'occasione li ha salvati. In ottica Champions niente ancora perduto, le 8 partite rimanenti lasceranno aperta la corsa europea fino al 14 maggio, ma la cosa più importante è che Reja e la sua Lazio decidano una volta per tutte di prendere una posizione stabile e decisa in questa disarmante altalena che è la stagione attuale.